Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, stavo facendo il cambio di stagione delle scarpe e mi sono ricordata che avrei voluto fare un video tag, rispondere a un video tag che bazzicava qua sul tubo, tipo forse dal 2014 o qualcosa del genere. Io l'ho visto da J'adore les make-up e da Magico Trucco, che si chiamava all'epoca, che sarebbe Vanessa. Entrambi hanno cambiato nome al canale, nel frattempo hanno messo il proprio nome di battesimo. In questo video ovviamente risponderò alle domande che vi lascio giù nell'info box. Rispetto, diciamo, agli standard, tra virgolette, qualitativi di questo video all'interno del tubo, nel mio canale non vedete ovviamente marchi aissimi no. Di alto budget, no, io mi aggiro comunque intorno. Allora, spendo anche intorno alle 100, sì, 150 massimo, però se sono in offerta, quindi in saldo, non a prezzo pieno. Quindi a prezzo pieno, diciamo, che non le comprerei mai, non supero i 300 euro. Cioè, se una scarpa in stagione stava 300 euro, in saldo la trovo a 150, la prendo. Anche più basso sono ancora più contenta, però non salgo a spendere effettivamente, fisicamente, più di 150 euro. Comunque, allora, tacchi alti o tacchi bassi? Entrambe, adoro sia i tacchi alti che i tacchi bassi. Di solito prediligo i tacchi bassi la mattina è fino più o meno verso le 6 del pomeriggio, poi dalle 6 e mezza, 7 in poi, man mano si alza la quota del tacco, però preferisco, forse la mia scarpa preferita è un tacco largo con zeppa. Sì, perché slancia la figura, non sono scomode, anzi sono molto comode e le adoro. Allora, quali sono le scarpe sulle quali puoi sempre contare? In questo momento direi le ballerine. Le ballerine di cui sto parlando sono queste, sono ovviamente basse, hanno un po' di rialzo, sono del Jeannette Sport, quindi comunque hanno una suola abbastanza particolare, comunque morbida, ricordano all'interno la morbidezza di una scarpa da ginnastica, però esteticamente sono molto carine con questo fiocco particolare. Mi piacciono sotto i jeans, sotto le gonnelline, sotto i vestitini, mi piacciono con tante cose, anche perché avendo questo piccolo rialzo, non sono ultra flat e quindi non fanno neanche male alle caviglie, al tendine d'Achille, eccetera. Poi, avendo il piede abbastanza sottile, l'elastico qui alla fine del tallone mi aiuta a non fare Cenerentola ogni 3x2. Qual è la scarpa preferita del momento? Direi un'altra ballerina. Sì. E la ballerina in questione sono queste flashissime ballerine in glitter blu e con fioccone molto carino. Queste sono della Mai Mai, è un made in Italy. Non sono comodissime perché il tessuto è molto rigido, ho dovuto mettere un salvatalloni perché mi hanno ucciso il tallone appena messe la prima volta e poi sono super super flat, troppo basse e mi uccidono, però come sono belle con le luci serali, sono veramente bellissime, illuminano il piede. Un jeans chiaro le posso mettere, un pantalone nero le posso mettere, metto una gonnellina e le posso mettere. Mi piacciono tantissimo, ma sono un pochino scomode, però sono troppo fighe. Ultima tendenza per le scarpe preferita. Allora, le tendenze ultime di scarpe, quindi pare bianche, colorate, pare alte e bianche non mi fanno impazzire. Ne ho una sola, autunnale invernale, con questa para bianca che non metto spesso, quindi quelle non mi piacciono. Probabilmente, visto che si avvicina la stagione estiva, sono tutte le zeppe colorate, ora si portano proprio un sacco le zeppe colorate, ma sono diversi anni ormai che è facile trovare l'arcobaleno fatta a scarpe, quelle probabilmente sono la moda, la tendenza che mi piace di più.
Poi, qual è la scarpa più costosa che hai? È la scarpa che ho comprato per la mia laurea triennale. Il prezzo di listino è costosa, ma io, come dicevo prima, l'ho pagata. Dovrebbe essere al 50, se non sbaglio. È passato un po' di tempo. Non so neanche se è più in commercio questa marca o questo tipo di scarpa. Comunque è della Giancarlo Paoli. Al listino era 253 euro. È una semplice scarpa donna che io amo. L'ho messa pochissime volte per paura, sinceramente per paura di rovinarle. È una décolleté con il fiocchetto così non la con il nastrino così non la perdo. Oddio, poverina, non mi metto da una vita. Hanno un tacco da 10 con una piccola zeppa, questa è la punta, è bellissima, è spettacolare, il nastrino ha un fiore, bellissima, bellissima. L'ho messa alla laurea, l'ho messa forse al matrimonio di mio cugino, forse un'altra volta e non le ho più rimesse, anche se la tengo sempre a disposizione, non la tengo nascosta. No, forse l'ho messa pure in qualche altra occasione, ma non sono arrivata a metterla più di 5, diciamo 10 volte in totale. Mi piace troppo, è troppo bella, la tengo, è la scarpa delle occasioni, è troppo carina. Qual è la storia di una scarpa, qual è la storia di scarpe più imbarazzante? Non ho storie di scarpe imbarazzanti. Forse di tacchi spaccati, tacchi rimasti in mano, quelli sì, almeno un paio di volte, anzi no, diciamo tre, di cui una con ancora un paio di scarpe che non ho avuto il coraggio di buttare perché le voglio recuperare. Allora, mi ricordo la prima, era un paio di sandali dorati comprati per la laurea del mio fidanzato, dopo la laurea, qualche settimana dopo, le metto per la festa. Addio al nubilato, si dice al nubilato per le donne, mi sembra di sì, di una mia amica. No, il matrimonio di un'altra ragazza, un'altra amica. Ci guido, io quando guido ovviamente faccio perno sul tacco. Questa aveva il tacchetto a spillo da 7 e io tranquilla guidavo come ho sempre guidato. Dopo quell'occasione non le ho più messe, l'ho messo più o meno un mesetto dopo per scendere in centro un sabato sera. A Salerno è pieno di San Pietrini e San Pietroni, ta 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 ta, a un certo punto. Un attimo ho avuto un mancamento, probabilmente si è incastrato il tacco nella pavimentazione. Mi giro, prendo il piede, il tacco che faceva tutto. Si era staccata non registra più la videocamera, la fotocamera. Comunque prendo la scarpa, vedo che si era staccato il tacco, già mio fidanzato, portami a casa, devo cambiarmi le scarpe. Un'altra occasione era uno stivale invernale, sempre tacco a spillo. Si spaccò a metà, cioè il tacco era da 8, da 10, non ricordo, praticamente proprio a metà. Un dolore assurdo perché poi ho dovuto zoppicare, ero quasi arrivata alla fine serata, quindi mi scocciavo a tornare a casa, ma ho zoppicato tutto il tempo. E l'ultima storia imbarazzante, ora vi faccio vedere anche le colpevoli. Le colpevoli sono queste, sono di prima donna, sono una zeppa estiva arancione bellissima, ma fatte di cacca. Praticamente questi tre sono tre sistemi separati, guardate qua, e l'anno scorso le ho incollate tante di quelle volte, di cui a un certo punto ho iniziato a portarmi l'attacco, questa qua no, questa regge ancora, comunque l'attacco in borsa, perché ogni 2-3 dovevo andarla a incollare. Non le voglio buttare perché ho in mente un outfit da quando le ho comprate che non sono riuscita a strutturare. E quindi voglio aspettare un altro po', voglio vestirmi come ce l'ho in mente e poi le lancio dal balcone. Ora voglio provare a vedere se veramente se le riesco a sistemare un'altra volta. Ah, vi giuro, veramente imbarazzante perché poi vado nel vicoletto, aspetta, devo mettere l'attacco. No, non si può fare. La prima volta che capitò, no, la seconda volta forse che capitò che non avevo l'attacco in borsa. Andammo al tabacchino che in una delle zone centrali di Salerno, chiesi le sigarette e poi hai l'attack? Sì, come hai l'attack? Sì, perché spesso e volentieri le ragazze entrano qua disperate che si rompono i tacchi, quindi non sono l'unica, almeno su questo. Poi,
Quante paia di scarpe possiedi? Ho fatto un rapido calcolo, veloce, anche delle ciabatte, sia quelle estive che quelle invernali, e sono arrivati a 46 paia e sono soddisfatta. La prima volta che hai indossato i tacchi, credo che sia stato in secondo superiore un piccolo tacco da 3 centimetri. E ho in seconda media, un piccolo tacco da 3 centimetri. Quando spendi in scarpe, come vi dicevo, mi sono dato un limite massimo di 150, ma posso anche spendere 10 euro al mercato se trovo la scarpa dei sogni, non c'è problema. I tuoi negozi preferiti dove comprare scarpe? Non ho negozi preferiti. Mi piace andare tipo da Scarpe Scarpe, da questi grandi negozi dove c'è un'ampia scelta, ma è raro che riesco a comprare una scarpa, mi perdo, c'è troppa scelta, vorrei comprare tutto e non compro mai niente, quindi no. Quella è la laurea magistrale, l'ho presa là, ma perché di quel modello ce n'erano veramente pochissimi, diciamo, per il modello che io avevo in mente, quindi sono andata abbastanza spedita, ma per il resto non sono mai riuscita a comprare là dentro. Un paio di scarpe di cui ti sei pentita di aver comprato. È un paio di scarpe estive, ma non tanto perché io sono brutte o qualcosa, ma perché sono di una scomodità assurda e non le riesco più a mettere. Questa è la scarpa incriminata. È pesantissima e altissima. Le devo mettere anche a prendere un po' di aria fuori perché le tengo in inverno nel bagno, quindi si sono un po'. Preso un po' di umidità, quindi le devo mettere fuori. Sono bellissime perché al collo, al piede fanno veramente un bel effetto con tutti questi cosi, ma sono pesanti. Questo non regge, ti trascini. Questi cosi li leghi forte vicino al piede per non ammazzarti e ti fanno una caviglia tanta. Quindi dall'anno scorso ho deciso che le metto soltanto se questo l'avevo già detto forse in un altro video. Questa è la, diciamo, quando si combina il quadro. Mi vengono a prendere con la macchina sotto a casa, andiamo al ristorante o dove dobbiamo andare, quindi esco dalla macchina, non mi muovo dal ristorante, rientro in macchina e mi riportano a casa. È l'unica occasione in cui potrò ancora mettermi queste scarpe. Non so quando però avrò il coraggio di buttarle, però. Poi, l'ultima scarpa che è arrivata nella tua collezione. Sono un paio di francesine che desideravo da una vita e sono di Bata. Erano anni che cercavo una francesina comoda, che mi piacesse, che mi stesse bene al piede, come dicevo io, con il laccetto. E ho trovato questo modello di Bata. Ha la para così cararmato, non mi fa impazzire, ma al piede fa un effetto bellissimo. Anche perché, essendo tagliata in questo modo, allunga la figura e non l'attutta. Sisce, si può dire? Forse. Però questa qua è il mio ultimo peccato di gola, diciamo così. Ma sono troppo belle. Queste in listino stavano 50, mi sembra che le ho pagate una ventina di euro, poco meno, 19,90, quelle cose così. Le scarpe più belle, forse quelle della laurea triennale, quelle che vi ho fatto vedere prima. Sì, credo che siano quelle. No, ne ho un'altra che mi piace ancora di più. Sono sempre un paio di sandali della Zodiaco, made in Italy, e sono un sandalo elegante in vernice bianca, ne nera con i glitter sul collo del piede. Si laccia con questi due cinturini alla caviglia, hanno un tacco 10, pochissima zeppa. Queste le ho comprate per il matrimonio di mio cugino l'anno scorso e le indosserò anche per il matrimonio di mia cugina quest'estate. Poi ho comprato un vestito Fabelogio. Come ho detto, sono un made in Italy, lavorazione fiorentina in vero cuoio. Sono bellissime e sono anche comode. Al matrimonio di mio cugino le ho indossate tipo alle 10 del mattino. Sono andata a dormire alle 2 di sera. Soltanto durante i balli folli li ho tolti perché praticamente non c'era un pavimento comodo dove ballare, ma era erba, quindi era il giardino dell'hotel e era inutile con questo tacchetto andare a cercare di ballare, quindi li ho tolti e ho ballato a piedi nudi come una balla verde. La scarpa che desideri di più.
al momento mi piacerebbe qualcosa di high cost, tipo una Louboutin, diciamo una scarpa iconica. Mi verrebbe da dire una Louboutin, una décolleté Louboutin nera classica, forse tacco 10, quindi il classico classico. Vabbè, la suola rossa, ovvio. Non so se forse in vernice. Sì, probabilmente una Louboutin. Per ora non posso comprare e quindi rimarrà nei miei sogni, questa notte me la sognerò. Ok, questo video tag è finito. Se vi va, magari scrivetemi quante paia di scarpe avete nella vostra collezione, vediamo se mi battete. Credo avere 46 paia di scarpe è difficile da raggiungere, però so di persone che mi hanno battuto. Comunque, vediamo chi vince. Io nel frattempo vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Non voglio mandare il bacio con lo stampo perché ho riuscito rosso. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, ciao ragazze, in gamba.